C'erano i presupposti per chiudere un buon accordo, spero che questo accordo venga ratificato dall'assemblea di fabbrica, e garanzia di non avere licenziamenti, garanzia di avere gli stabilimenti aperti tutti e quattro fino al 2017 e soprattutto garanzia di nuovi investimenti. Direi che questo accordo va nella direzione di aiutare i contenziosi e quindi le aziende e i lavoratori che decidono di restare in Italia e non di delocalizzare. È soddisfatto Luca Zaia, quello che è stato firmato oggi a Palazzo Chigi dal Premier Matteo Renzi è giudicato un buon accordo. Ora la speranza è che nelle prossime settimane le assemblee dei lavoratori lo confermino, lavoratori che, secondo Zaia, stanno gestendo la vicenda in maniera esemplare. È una grande condotta da parte dei lavoratori e dei loro rappresentanti, questo va riconosciuto. Ricordiamo che nei primi 3 mesi e mezzo dal governo non è arrivato nessun segnale, neanche una riunione. Dall'altro una disponibilità inevitabile, inequivocabile da parte dell'impresa e quindi dell'azienda nel rivedere il loro piano industriale, quindi rifare più volte il piano industriale. Direi che tutto bene quel che finisce bene, e la nostra disponibilità come governatori di essere sempre sul pezzo ed essere della partita.